Oggi il lancio di un programma importante. Ci spiega di cosa si tratta? Allora, oggi il lancio di UNESCO Edu per il quarto anno consecutivo. Abbiamo scelto di lanciarlo in Molise, appunto a Isernia, perché riteniamo sia un territorio da valorizzare. Quindi è importante che le giovani generazioni conoscano anche dei territori da valorizzare, da costruire, da collaborare. Quante saranno le scuole poi effettivamente coinvolte in tutta Italia? In tutta Italia parliamo di in 18 regioni italiane di oltre 5.500 studenti e quest'anno siamo appunto con tantissimi partner, sia istituzionali che non istituzionali, in tutte le regioni d'Italia.